Come dovrebbe essere lo zaino di un internet marketer? In questo video vediamo cosa Marco Camisani Calzolari porta sempre con sé durante i suoi viaggi di lavoro. Buona visione! Eccomi in uno degli ambienti a me più familiari, ovvero una stanza d'albergo. Io prendo circa 100 voli all'anno e non dormo quasi mai per più di 2 notti di fila sullo stesso letto, nello stesso letto. E questo fa sì che la mia vita sia dentro il mio zaino. Cioè io dormo con questo a fianco ovunque, anche a casa mia a Londra. È inutile che ogni volta smonti, per cui la mia vita sta lì dentro. L'unica cosa che dopo non vedrete è il mio beauty case, perché proprio in questo momento starò in bagno. E molti mi hanno chiesto appunto che cosa ci tengo dentro questo zaino. Anzi, prima di tutto, che tipo di zaino ho? Allora, questo è il mio zaino, di quelli appunto, vabbè, normalmente qua insomma è un po' più stabile, solido con questo agganciato. Si può sia portare sulle spalle con questo, che poi va dietro, eccetera, poi sparisce, sia portarlo in giro come trolley. Io su questo genere di zaini mi trovo da Dio, perché ci sono volte in cui magari devo correre tra un check-in e l'altro, e allora magari lo metto in spalla e sono più, è un po' più, è pesante, però mi sento più leggero. Ci sono delle volte che invece c'è proprio bisogno di portarlo con calma come trolley. Poi sta in piedi da solo, tutto bene. Allora, la cosa che ha incuriosito di più tutti è proprio che cosa ci tengo dentro, no? Perché effettivamente, dal punto di vista, come dire, di un digitale che vive come me attraverso il digitale, cioè che viaggio e posso continuare a fare il mio lavoro, beh, questo è fondamentale, no? E allora vi faccio vedere alcune cose che per me sono vita. Per esempio questa. Si chiama Charge All ed è sostanzialmente una batteria che mi permette di avere qua una 110 volts, che in realtà alimenta la maggior parte dei dispositivi che noi conosciamo a 220 volts. Quindi, no, tenendo premuto qui si accende e automaticamente da qui in questo momento esce elettricità. Ovviamente anche l'uscita USB, ma mi permette quindi di caricare e soprattutto di collegare tutta una serie di dispositivi. Diciamo che a livello teorico potrei collegare anche il phone, ecco, per dire, però insomma, diciamo, poi alla fine non lo regge, però il computer sì, quello mi permette di caricare. E dall'altra parte, sempre comodo, tengo il suo caricabatterie, che per me è fondamentale. Più un altro cavetto che poi vi spiego. Ho questo tile, che non funziona un granché bene, ma mi permette di vedere dov'è lo zaino nel caso in cui dovessi mai perderlo, ma insomma. Vediamo cosa tengo dentro. Allora, intanto questa giornata per me è comodissima, che arriva fino in fondo, quindi insomma io sono veramente innamorato, se non si fosse capito, il mio zaino. Questo è uno degli accessori fondamentali, no? Avendo sempre 1743 dispositivi da ricaricare, se io andassi in giro con i caricabatterie originali sarebbe un guaio, perché dovrei cominciare ad attaccare 1000 prese alla corrente. E invece con questo io ne attacco una sola. E dall'altra parte ho appunto 5 porte, dove qui ho in sostanza ho una micro USB da sola, una seconda micro USB che mi permette di caricare batterie e tutta una serie di cose. Due nel mondo iPhone, perché ne ho due, avendo il numero sia inglese sia un numero italiano. Il caricabatterie dell'Apple Watch e poi l'adattatore che mi permette di usare i cavi Apple Watch, cioè Apple anche come micro USB, perché molto spesso mi trovo ad avere tanti dispositivi micro USB da ricaricare. Il fatto che sia tutto così lungo, il fatto che ci sia questo arrotolato, non è un caso, perché a volte nelle stanze d'albergo la presa è lontana e allora avere cavo è fondamentale. Intanto metto questo qui qua. Avere cavo è fondamentale anche perché spesso negli aeroporti, eccetera, magari trovi delle rare prese e sono occupate, allora non basta avere cavo, devi anche avere delle multiple. E allora con questa piccola multipla, con questa piccola extension, io vivo spesso, cioè quando arrivo negli alberghi attacco e poi attacco un po' quello che voglio. È abbastanza piccola rispetto al fatto che ne abbia 6 all'interruttore di sicurezza e quindi anche quando trovo qualcuno che magari ha la presa occupata, io posso andare da lui e dirgli: guarda, scusa, posso sciararla con te, tanto ho questa, e si attacca. A quel punto di solito mi amano, perché soprattutto sui voli internazionali, intercontinentali, c'è gente che disperata vuole caricare il proprio device, e qui io posso ospitarne almeno 5, considerando che una è mia, e di solito faccio grandi amicizie, grazie alla super extension. Dopodiché ho una sorta di tender, cioè
Ho una borsa nella borsa, perché quando poi magari sono da qualche parte, sono in giro, mi trovo a dover, una volta arrivato in albergo, dopodiché devo magari andare da qualche parte, no? E mi serve portarmi il computer, un po' di cose base, e non mi riporto tutto lo zaino, soprattutto perché poi dentro beauty, eccetera. Allora, hop, ho una borsina con la sua tracollina che tengo là in fondo, che tiene le cose principali, quindi è una porta computer, no? Dove dentro ci sono un pochino di accessori base per me vitali, no? Una batteria di emergenza che in realtà per me è costante, una cuffietta che serve sempre al volo per ascoltare le cose, un caricabatteria iPhone last minute e il mio presenter, quello con cui faccio gli speech. Con questo ci cambio le slide e questo qui diciamo che è il set minimo da portarmi in giro. Inoltre, avendo un computer di questo tipo, quindi è un MacBook da 12 pollici che, come sapete, ha solo due porte, la porta della cuffia e la nuova USB Type-C, che praticamente, no, ha bisogno di adattatori. Diciamo che nella maggior parte dei casi lo carico e basta. Però quando serve, ad esempio, attaccare un bel VGA, ho bisogno dell'adattatore VGA, piuttosto che altri adattatori come appunto quello famoso tra USB-C e la normale USB, piuttosto che un hub USB quando devo attaccare più cose, o quello di rete quando mi trovo magari in posti particolari, poi ve lo spiego dopo, dove non riescono a darmi internet connessione se non attraverso quella, la porta Ethernet. E poi vabbè, questo perché poi vi farò vedere che altro ho, ma diciamo che questa è una normalissima, come dire, adattatore, saponetta come lo chiamano in Italia, tra 3G e Wi-Fi, e quindi mi permette di avere quando viaggio la Wi-Fi ovunque mi trovi. Quindi di solito questo sta qua dentro quando vado in giro. Oppure ho questa sorta di, quando invece devo uscire per pochi minuti così, ho questo, e il paradosso è che abbia il logo del vecchio logo di Explorer, che ormai insomma sono rimasto affezionato, anche se è un software morto perché da adesso c'è Edge, come sapete, ma questo mi permette di andare in giro così anche in posti insomma magari poco raccomandabili senza che si veda che è un Apple Explorer, non se lo ruba nessuno. Dopodiché, che cosa ho qua? Ah, ho questo che è un po' è fondamentale, questo qui è un Bose, è una boombox, dove sostanzialmente che mi permette di ascoltare la musica. Quindi quando sono in albergo io prendo questo, pum, lo metto qui, lo accendo. E via Bluetooth mi permette di ascoltare la musica niente male, perché la Bose fa cose niente male. Vediamo altre stranezze che circolano nel mio capello. Un po' di adattatori, vai. Un bel hard diskone da un po' di tera, che uno da un tera, quindi ricordavo di più. USB 3, quindi che va molto veloce, con un po' di cavettini che gli permettono di andare d'accordo con tutto. Quindi USB 3 a USB-C per quando lo attacco al mio computer. Piuttosto che stessa cosa per quando, che da qualche parte c'è, eccolo qua, per quando l'USB 3 lo attacco alla normale, a un computer, come dire, vecchio tipo con la USB normale. Questo perché a volte mi trovo in automobili che prendo in affitto, che hanno solamente l'ingresso aux per ascoltare la musica e non hanno il Bluetooth dall'altra parte, attacco la mia base musicale, quindi con Apple Music, Spotify, quello che uso, e posso ascoltare la musica. Mio figlio Leonardo, senza questo non potrebbe, perché è il mio DJ personale, lui quando siamo in macchina mette lui la musica e via. Poi queste sono un pezzo per dormire, che non so perché sono finite qua, a volte metto i tappi, perché non si sa mai dove dormo, no? A volte in alberghi più lussuosi e a volte anche in meno lussuosi. Un attack serve sempre, quando ti si rompe qualcosina, se sei in giro con l'attack, sei salvo, questo si chiama Super Bond Universal. Un paio di cuffie ad alta qualità, portatili, eccetera, perché le cuffie non bastano mai. E poi, peraltro, queste cuffie sono quelle con cui vivo, perché hanno il vantaggio di essere USB, ma non separate dal cavo. Sembra uno svantaggio, in realtà il cavo è vantaggiosissimo fino a quando le unisce, perché ti permette di non perderle. Io diciamo che uso una piccola clip qua, no? Che fa sì che io quando le indosso, me le aggancio qui e in questo modo non le perdo, altrimenti cadono. Sono ottime, hanno un'ottima durata, un'ottima qualità. Truc, le infilo qua così al volo quando devo rispondere a una chiamata e via, e parto da così. Insomma, un'altra importante parte di vita. Questi sacchettini vari evitano di avere roba sparsa per la borsa, mi permettono di tenere tutto in modo più ordinato. Qui ho cose un po' più tecniche, ci sono a volte degli alberghi dove io vado e non hanno la wifi,
Capita, mi dicono abbiamo solamente Ethernet. Annaggia, come faccio ad attaccare via Ethernet il mio telefono, smartphone, per esempio. E allora questo apparecchiettino, che sostanzialmente che cosa fa? Mi permette di fare mille cose, un router multifunzione, lo attacco alla Ethernet e poi genera lui una rete wifi come voglio io. Questo a me è utilissimo perché mi salva spesso la vita da situazioni complicate. Il mouse non lo uso quasi più. No, ormai, soprattutto con i nuovi touchpad, con i nuovi touch, scusate, molto belli, molto comodi. Adesso il nuovo del MacBook 12 pollici ha il Force touchpad e quindi mi permette di avere veramente un'usabilità straordinaria che una volta non si poteva avere. E poi vediamo che ho qua, non lo ricordo, una scorta, cose strane. Il vecchio, per parlare così, Mettiche. Questo è un Mettiche, una scatolina del Mettiche. E di nuovo una copia di queste qui, ma versione in cinese che funziona non benissimo, e un po' di vari, come dire, pezzettini di ricambio che no, non si sa mai. Earbuds. Poi, dopodiché, ci abbiamo un davanti qua. Già, abbiamo anche un davanti. Le cose non finiscono qui. Ah, vabbè, questo è il pezzo, quello importante. Cioè qui praticamente tengo tutte le cose che contano. Un telefono di scorta, perché a volte mi trovo, non so, ad andare in paesi strani, non so, vado in Russia, ho bisogno di un numero locale e non voglio toglierlo dagli altri due miei telefoni. E allora uso un telefono così, è un Android veramente low cost, dual SIM, e mi permette di fare tutto. Di solito lo uso per la SIM locale in modo che dia poi internet a tutto quello che ho. Vabbè, questa, ragazzi, è inutile che ve la spieghi. È una logicissima per quando non ci sono i blind, no? I blind, quelli che chiudono bene. E poi vabbè, i miei passaporti, le cose, le robe, un po' di carte di credito, un po' di PIN code della Barclays per entrare dentro la banca. Queste sono le mie varie SIM dei paesi che tengo attive a seconda di dove vado. Ho la SIM locale e in modo che automaticamente io possa connettermi al provider locale. Che nella storia, eccetera. E poi, vabbè, insomma, altre cosine passaportose, documenti tecnici, un po' di Oyster Card, treni del Gatwick Express, che è casa mia praticamente, la mia patente nautica, non si sa mai, italiana, ogni tanto la porto in giro perché se devo affittare, che so, un motoscafino, una cosa, la Oyster Card per gli ospiti, quella sempre utile, e altre cosine del genere, ma queste sono cose, come dire, più analogiche. Guardate, questo è il purtroppo, è quello che sono obbligato ad avere in carta, eh? È incredibile, ma ancora tutta questa carta da portarsi dietro, terribile, terribile. Vabbè, questa qui ce l'ho adesso perché sono venuto in vacanza in Croazia e ho detto, boh, vuoi vedere che magari la connessione internet non è un granché? Chi lo sa, no? E allora con questa qui, adesso non trovo più la saponettina, ah, ecco, questa qui mi permette di avere, quando il segnale non prende un granché, cioè mi trovo in un'area in cui non prende molto bene il 4G, io sgancio qui, sgancio qua, attacco l'antenna, tac, tac, e lui, questa qui, l'attacco alla finestra e il segnale improvvisamente viene amplificato di parecchio e mi permette di avere internet anche in posti dove magari altri non ce l'hanno, hanno un edge un po' triste. Io passo a 3G, prende molto bene, insomma, aiuta molto. Dopodiché, vabbè, questi sono occhiali di scorta. Non avrete mai non avere un paio di occhiali di scorta. Chiavi di varie cose, case, eccetera. Questa sempre a portata quando apro, la batteria, anche questa che mi permette di avere sempre, quando sono in giro, un po' di carica per per i miei telefoni. Questa solo estiva. È una coverina che uso per i miei telefoni. Quando cosa succede? Vado al mare, io metto i telefoni qua dentro, sono sigillati, resistente all'acqua, e prendo le telefonate da qua o guardo i messaggi da qui, senza dover tirare il telefono fuori dalla borsa. Questo fa sì che, insomma, si rovini meno, ci siano meno rischi di romperlo, per cui questo lo consiglio molto, soprattutto se hai uno smartwatch e quindi se riesci a continuare a fare quello che devi fare dal telefono. Queste perché mi piace ascoltare a volte la musica un po' meglio, e queste sono le migliori che ho trovato. Sono della Plantronics, fanno un mucchio di cose, grande qualità, le porti facilmente da così a così, qua hai tutti i comandi, davvero belle, ne ho provate tante,
ma alla fine mi sono fermato a queste qua, mi trovo davvero bene. Quando voglio ascoltare bene la musica, e poi sono noise cancelling, quindi non si sente più il rumore di fondo. E quando fai viaggi lunghi in aereo, in treno, togliere quel buuuu di fondo ti aiuta molto. Questo è per fare riprese, a volte mi capita di avere un piccolo treppiedi multi-adapter che si adatta un pochino con tutto e va bene con ogni cosa. Dopodiché, c'è questo, ma questo non lo porto sempre dietro, solo in questa vacanza, perché è il mondo GoPro. Il mondo GoPro, quindi c'è la GoPro, tutti i cavalletti della GoPro, uno stabilizzatore, un mucchio di cose, ma ne faccio vedere uno solo, Non di più, perché questo qui è per fare delle riprese, quando mi trovo magari a fare particolari riprese, monto questo, guardate che carino che è. Tac, 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 tac. Ma questa è una cosa, insomma, un poco che non ho mai con me, ecco. E questo mi permette di avere qua due telefoni, o di avere un telefono e fare riprese stereo, avendo una sorta di Steadicam, no? Un po' diversa dal solito, un portatile molto carina che mi permette di fare tutta una serie di cose, ma questo è il mondo GoPro, ci interessa meno. E diciamo che anche questo scompartimento è finito e ora è rimasto veramente poco, molto poco. Perché qui dentro abbiamo un piccolo kit, no? Dove sostanzialmente first aid, quindi due cerotti, due cose, non si sa mai, è uno che viaggia, non si sa mai dove sia. E poi, incredibile, questa la sto portando da poco, perché alla fine sono disperato, continuo a dire sempre no, non ho una penna, però poi mi trovo spesso in difficoltà, perché poi magari a volte devo firmare una cosa, non hai la penna, adesso ho la penna, incredibile, ce l'ho, ho raggiunto. Finalmente lo stato di uno che possiede una penna. Ecco, questo è quello che mi porto sempre dietro. Spero che alcune di queste cose che avete visto possano essere di stimolo, ci siano dentro dei suggerimenti magari, no? A cui non avete pensato, oppure se già sapete tutto, se avete una borsa simile alla mia o leggermente diversa, magari fatemi sapere cosa avete voi, fate un piccolo video, può essere utile anche a me per scoprire nuove cose.